Siamo in un contesto geopolitico radicalmente mutato, in cui le sfide sono davvero tante e le problematiche infinite. Ci troviamo di fronte ormai non più alle tradizionali guerre, ma a modalità di attacco di tipo ibrido. Possiamo parlare degli attacchi cibernetici, possiamo parlare di tutto ciò che riguarda la sicurezza, gli attacchi alla sicurezza, alla riservatezza, soprattutto dei dati personali, ma anche garantire la sicurezza nel territorio nazionale e per coloro i quali sono chiamati ad operare in territorio estero. Pensiamo ad esempio alle aziende, alle tante nostre aziende che operano in contesti internazionali. Occorre garantire la sicurezza. È in atto nel corso della legislatura, dell'attuale 18ª legislatura, nella maggioranza, una discussione sulla necessità di avvalersi anche di soggetti terzi, ecco, di soggetti indipendenti dall'autorità statale che possono offrire determinati tipi di servizi. Pensiamo alle PMSC, ecco, una importanza davvero strategica che potrebbe essere utile per proteggere gli interessi nazionali anche in territori internazionali. Certamente l'occasione oggi è ghiotta per discutere di questo argomento e noi pensiamo che possa essere lo spunto necessario per dare il via ad una discussione finalmente seria e valida che possa portare ad una posizione condivisa all'interno dell'arco parlamentare. Quindi io ringrazio davvero gli organizzatori perché mi pare un'occasione necessaria per discuterne.